Fabio, presente. Arvid Davide. Presente. Melfi Tommaso. Presente. Como Massara. Assente giustificato. Raimondo Edoardo. Presente. Castellino Daniele Giuseppe Mauro. Sono qua. Napoli Rosandra. Sì. Lanzoni Massimo. Sì. Perfetto, prego Presidente, 10 presenti. Grazie. Inizierei questo consiglio in cui ci sono quattro punti all'ordine del giorno. Al primo punto ci sono le comunicazioni del sindaco. Avrei cinque comunicazioni da fare in questo consiglio. La prima è che sono aperte le domande per il contributo per le spese sostenute dalle famiglie nel periodo estivo, quindi per i centri estivi. Le domande devono essere presentate entro il 30 di novembre. Sono aperte anche le domande per la solidarietà alimentare. Anche questo bando appunto è finanziato da fondi statali per i buoni alimentari che sono da spendere presso gli esercenti convenzionati, che ringrazio sempre per la disponibilità che hanno, e quindi anche qui invito le persone con i requisiti a presentare le domande. È aperto anche un bando per cantieri di pubblica utilità che prevede la possibilità di lavoro per 3 persone per 6 mesi e anche qui le domande dovranno pervenire presso il comune entro 11 di novembre. Altra comunicazione, è stata fatta richiesta all'ARPA per avere ed effettuare la terza campagna di monitoraggio dell'aria tramite il laboratorio mobile e l'ARPA ha risposto appunto a questa richiesta favorevolmente e probabilmente sarà presente sul nostro territorio per la terza volta, come già fatto in precedenza. Dal 13 di dicembre al 10 di gennaio. Inoltre, ho ricevuto una lettera da parte del consigliere Renunetto che andrei a leggere. Prima di leggere la lettera, ringrazio ancora l'ente di Vita Diocesana, appunto, che ci permette la diretta streaming. Diretta streaming, logicamente, che dovrà essere effettuata secondo tutte le normative del caso. Quindi grazie per questa possibilità. Torno alla lettera che andrei a leggere con una presente sottoscritto, abbiamo detto Aldo, eletto consigliere nella lista insieme per Frossasco, con l'elezione pubblica del 26 maggio 2019 in ottemperanza all'articolo 38 del testo unico degli enti locali e all'articolo 6, capo gruppi consiliari, commissioni consiliari, rappresentanti del comune, del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale di Fossasco, comunico di voler costituire un gruppo consiliare a sé stante o gruppo misto, da me rappresentato. Il predetto gruppo avrà come conseguenza la mia uscita dall'attuale gruppo di appartenenza. La comunicazione avverrà immediata. A questo punto, appunto, al consigliere è stata data una risposta in merito a quelle che è la possibilità o meno, appunto, di costituire un gruppo consiliare secondo quello che è il nostro regolamento comunale. Personalmente, a nome appunto del gruppo di maggioranza, ringrazio il consigliere Remondetto per l'ottimo operato svolto con questo gruppo fino ad ora. Vuoi fare un minuto? Grazie. Passerei ora al secondo punto. Scusate, si possono fare delle considerazioni sulle comunicazioni da regolamento? Volevo chiedere al signor sindaco o a chi insomma ha seguito più la questione, quando sono arrivati i fondi destinati ai centri estivi come contributi?
perché avevo sentito a inizio estate che alcuni comuni li avevano utilizzato dei fondi, ma non sono certa che si tratti dello stesso contributo, per ripartirli prima dell'iscrizione, cioè dare un contributo alle famiglie che volevano aderire e iscrivere i ragazzi. È ovvio che arrivare adesso a posteriori, quando qualcuno magari che non poteva permettersi la frequenza già non ne ha usufruito, e scoprire adesso a novembre che c'erano dei contributi, magari il prossimo anno si potrebbe gestire diversamente, sempre che si sapesse di questi soldi già a giugno. Solo una precisazione, il Comune, come avevamo già fatto comunicazioni in precedenti consigli, aveva già dato dei contributi, aveva già attivato dei contributi proprio dell'ente comunale per le famiglie, quindi una prima possibilità di ottenere il contributo era già stato dato. Direttamente a due associazioni, mi pare, no? Non alle famiglie. Sì, alle associazioni che potevano partecipare e quindi avere il finanziamento. Passerei al... Scusi, non mi è stata data risposta. Grazie. Allora, i fondi, la comunicazione dei fondi è arrivata dopo che i centri erano già partiti. E tant'è vero che avevamo già attivato così un'interlocuzione con le associazioni, diciamo, la parrocchia e la vicina Gerusalemme. Mentre c'erano dei dubbi che non erano ancora chiari sul fatto che potessero accedere a questi fondi anche dei soggetti privati, il terzo soggetto che ha svolto il centro estivo sul territorio. Quindi non eravamo in grado di dare nessuna indicazione né di merito né di importo. I centri erano già partiti, la disponibilità dei fondi è arrivata il 12 luglio. Grazie, segretario. Messaggio del 12 luglio. Quindi in corso d'opera non si è attivato nulla, e anche per altre priorità degli uffici sinceramente, e quindi adesso che i fondi comunque devono essere spesi, certo. E è stato ragionato sul fatto di non farmi cadere a pioggia, ma di creare delle perequazioni che troverete nel bando, che trovate nelle indicazioni. Quindi sono perequazioni che riguardano sia il reddito della famiglia, l'ISEE, sia un minimo di frequenza di corsi, sia delle percentuali riferite delle fasce di ISEE e l'importo pagato, ecco, perché il ragionamento che è stato fatto, che è stato lavorato, è anche quello di sappiamo che i centri estivi che sono riferiti ai cittadini di Frossasco, residenti frossaschesi, che possono aver fatto partecipare un ragazzo in qualunque centro estivo del territorio. Sappiamo che i centri estivi hanno delle differenze di prezzo non indifferenti, certo. E quindi si è ragionato sul fatto di non parametrare nello stesso modo uguale per tutti, ma chi ha fatto la scelta di spendere di più, che teoricamente vuol dire avere maggiore possibilità di spesa, viene beneficiato di un importo percentualmente inferiore. Quindi è stata creata una griglia di intervento tra ISEE e costo del centro estivo, fino a un massimo di 100 euro a famiglia, 100 euro alla minore, 100 euro alla minore partecipante, perché ricordiamo che questo vale fino ai 18 anni, fino ai 17 anni. Sì, è tutto predisposto sul sito. Non è stato un ragionamento semplice, dico la verità, la tempistica purtroppo è dipesa anche da quello. Si era in attesa già dal mese di maggio di questa indicazione dei fondi, però purtroppo l'indicazione è arrivata a luglio e non potevamo dare delle indicazioni più precise. A luglio i centri estivi si sono praticamente chiusi, tranne quello del soggetto privato e una piccola coda della vicina del suolo. Grazie. Prego. Passerei quindi al secondo punto dell'ordine del giorno, del protocollo numero 63-62 del 15 ottobre 2021, avente l'oggetto richiesta integrazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale
del 18 ottobre 2021, proposta di delibera di Consiglio Comunale del 18-10-2021. A questo punto lascerei l'illustrazione al consigliere Castellino. Sappiamo che sono avvenuti incontri tra le diverse amministrazioni,
e riteniamo che l'amministrazione di Frossasco, se condivide gli indirizzi dello sviluppo del territorio espressi anche nel piano regolatore generale regolatore vigente e sul quale c'è l'accordo dell'amministrazione dei comuni, della maggioranza delle amministrazioni dei comuni vicini, possa e debba essere parte attiva di questo tavolo di lavoro. Infine, si chiede l'impegno per l'amministrazione di predisporre una delibera consiliare contenente la formalizzazione dell'impegno a non effettuare e a consentire a varianti al piano regolatore comunale, anche al fine di esplicitare la volontà che il Consiglio Comunale stesso darà a chi rappresenterà il Comune nelle conferenze dei servizi che saranno convocate dagli enti competenti nelle quali il Comune stesso sarà chiamato a esprimere il proprio parere motivato del proprio voto. Per essere chiari, perché di chiarezza c'è bisogno, riteniamo che non sia sufficiente dichiarare di non avere l'intenzione di modificare il piano regolatore generale comunale. Occorre sostenere, motivandola con forza e decisione, e i modi ci possono essere, queste posizioni nelle sedi opportune, che potranno essere la conferenza dei servizi presso il suo per la variante del piano regolatore generale comunale e la conferenza dei servizi presso Città Metropolitana di Torino per la valutazione di impatto ambientale per l'autorizzazione integrata ambientale SIGLE, IA e AIA. L'uso del condizionale è legato al fatto che al momento sottoscritto i colleghi di Frossasco e i comuni cittadini non sono a conoscenza delle modalità esatte con cui verrà formulata la nuova istanza da parte della società proponente. È possibile, questa è la mia opinione, che maggiori informazioni in merito siano a disposizione di chi ha contatti informali con l'azienda. Vi ringrazio per l'attenzione. E se mi dite come spegne? No, lascia c'è. Si spegne da solo. Grazie per... l'illustrazione e la presentazione. Un breve commento appunto su questa su questo. Allora, come amministrazione fino ad oggi sicuramente è un tema importante che deve essere valutato con tutti i mezzi a nostra disposizione per quanto riguarda la sicurezza del nostro territorio, del nostro paese, dei nostri abitanti e delle nostre aziende agricole e non solo che abbiamo. Anche perché, come tutti sappiamo, viviamo in un paese, in un territorio dove molte aziende sono in fase di sviluppo, molte sono esistenti, abbiamo un piano regolatore vigente, abbiamo un piano regolatore sul quale abbiamo un articolo molto importante che è l'articolo 26,5. Penso che questo articolo sia stato già preso in considerazione da più parti, in primis da questa amministrazione, dove con due comunicati si è già precisato che comunque non è intenzione di questa amministrazione modificare e togliere quell'articolo. Quindi ci sono dei compiti che ogni amministrazione ha e deve far valere. Noi abbiamo questo articolo che è un articolo importante per quanto riguarda le aree industriali. Come detto, come precisato e come si continua a dire da questa amministrazione, noi non vogliamo toglierlo, quindi non è nostra intenzione eliminare questo articolo. Come sappiamo e come sicuramente si sa, ogni amministrazione ha delle competenze, ogni organo ente pubblico ha delle competenze. Le nostre competenze sono quelle urbanistiche, altre competenze ambientali spettano ad altri enti. Gli altri enti sono Città Metropolitana nel settore dell'ambiente e di tutti i settori interessati, l'ARPA, perché comunque l'ARPA esercita sul nostro territorio piemontese nazionale, comunque un ruolo molto importante. Ci sarà da valutare anche tutti gli aspetti attraverso l'ASV, ci saranno i vigili del fuoco,
ci saranno tantissimi enti che andranno a valutare quello che è o quello che sarà il progetto presentato dall'azienda Castelnuovo. Perché dico quello che sarà? Perché ad oggi siamo in una fase ancora iniziale, dove è stata presentata una documentazione tecnica. Una documentazione tecnica, quindi proprio in una fase iniziale. Sono state richieste delle integrazioni sia da parte del Comune sia da parte di Città Metropolitana. L'azienda ha preso 120 giorni per presentare queste integrazioni. Se saranno presentate, se arriveranno, di allora inizierà a essere valutato quello che è il progetto. Ognuno per le sue competenze. So che alcuni comuni limitrofi hanno già preso e hanno manifestato delle scelte, diciamo, quindi delle prese di posizione. Prese di posizione forti, giuste, perché chi è all'esterno e non ha il la responsabilità appunto di fare determinate valutazioni, che comunque ha dei vincoli all'interno, forse è più semplice. Logicamente su queste amministrazioni che hanno già preso determinati vincoli, proprio per fare delle valutazioni di territorio, sicuramente sarà richiesto, se non l'hanno già adottato, l'applicazione dell'articolo 26,5, perché se no, come ben capite, è inutile che noi abbiamo un articolo importante sul nostro territorio e tutti gli altri comuni limitrofi magari non ce l'hanno. Se invece l'hanno già inserito all'interno del loro piano regolatore, come si dice, ben venga, l'azione di territorio è sempre più forte, perché logicamente quello va a impedire determinati insediamenti sul nostro territorio. Per quanto riguarda, entrerei un po' nei tre punti appunto che sono stati richiesti e che devono essere poi deliberati e votati su ogni punto. Sicuramente il tema è importante, come ho già detto. Tema importante quindi come da regolamento, perché come si sa, il comune non è che può fare quello che vuole, e nessun comune può fare quello che vuole. Il comune sta a quelli che sono i regolamenti, sta a quelle che sono le normative vigenti, e il comune deve farle rispettare. È obbligo del comune, è obbligo del sindaco, è obbligo del consiglio comunale far rispettare quelle che sono le normative. Proprio per questo andrà su quello che è un consiglio aperto secondo l'articolo 35 del nostro regolamento. Quindi si andrà su quello che è una discussione aperta appunto secondo quello che è il nostro regolamento. Sul punto di impegnare le amministrazioni a dei tavoli e simili, si è già parlato, perché i contatti ci sono già stati con molte amministrazioni. Con molte amministrazioni ho avuto personalmente dei contatti, sia quindi telefonici, sia tramite mail. Quindi i comuni limitrofi sono già stati informati su questo tema. Ricevo diverse telefonate anche da colleghi sindaci per avere delle informazioni in merito, e mi fa piacere che comunque dei colleghi si confrontino con il sottoscritto per avere appunto le giuste informazioni. Però siamo in una fase talmente iniziale che forse bisogna ancora entrare nel vivo prima di arrivare diretti a delle conclusioni. Sul terzo punto, quindi quello di impegnare un'amministrazione per quanto riguarda vincolarla su
appunto del, delle chiusure, non chiusure, su possibili ampliamenti per quanto riguarda il piano regolatore, abbiamo già detto più volte che stiamo a quello che è la normativa. Non possiamo noi arrivare, anche vedendo i pareri tecnici che abbiamo avuto in merito alla proposta di delibera del consigliere Castellino, sia un parere tecnico negativo sul terzo punto. Quindi, essendoci un parere tecnico negativo su questo punto, difficilmente si potrà, almeno poi il voto logicamente di ognuno è libero di esprimere il proprio voto, quindi non è che noi dobbiamo andare a vincolare qualsiasi consigliere in merito a una votazione che è libera. Io posso vincolare i miei consiglieri su una votazione o chi per esso, quindi ogni consigliere sarà libero di esprimere il proprio voto in base a quelle che potranno essere delle valutazioni effettuate dagli organi competenti in merito a possibili ampliamenti sui piani. Volevo chiedere un chiarimento, cioè quindi il terzo punto non è applicabile dal punto di vista tecnico. Sui tre punti, così come presentati a protocollo e non come rappresentati verbalmente in questa sede, in quanto la proposta è quella che è stata scritta, perché abbiamo sentito, sono stati forniti dei pareri sui singoli punti. I pareri sono favorevoli per quanto riguarda il primo punto, che è l'impegno dell'amministrazione a convocare quanto prima un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza, è stato inteso dagli uffici, è stato ricondotto meglio alla previsione regolamentare di cui è l'articolo 35, a fronte della necessità della nostra qualificazione della richiesta. In caso in cui la richiesta invece avesse voluto intendere un dibattito di diversa modalità, gli uffici non possono dare un parere in quanto non è previsto all'interno della disciplina regolamentare. Non abbiamo noi delle forme istituzionalizzate di dibattito. Al momento è possibile chiaramente per questo consesso di regolamentare qualunque modalità attraverso l'esercizio del potere regolamentare all'interno delle funzioni dell'ente, delle finalità. È possibile da questo consesso regolamentare qualunque tipologia di dibattito, ovviamente nei limiti delle proprie competenze istituzionali e delle finalità dell'ente di cui la DLGS 267 del 2000. Sul punto 2, l'impegno, leggo testuale, l'impegno per l'amministrazione ad attivare quanto prima un tavolo di lavoro fra l'amministrazione e associazioni del territorio interessate, aperta parentesi, Frossasco, Cantalupo, Roletto, Cumiano, Piscina, Pinerolo, chiuso parentesi, per valutare di collaborare in merito a strategie e osservazioni finalizzate alla partecipazione alla conferenza dei servizi con scopo tutela del territorio, fine della citazione. Il parere è anch'esso è favorevole, però se il tavolo di confronto viene inteso quale istituto previsto all'interno del regolamento comunale definito a parere degli uffici commissioni consigliari. Queste, ribadisco, sono considerazioni tecniche. Noi ci siamo limitati a prendere atto, a fare una valutazione col nostro regolamento. Se l'intenzione invece è chiaramente un tavolo con diverse finalità, con diversi partecipanti che dalla frase letta non possiamo individuare, ovviamente gli uffici dicono questo è un atto di indirizzo e noi non possiamo fornire un parere. Perciò in questo caso dipende da come si intende la proposta. E perciò questi sono i pareri tecnici degli uffici sui primi due punti. Sul terzo punto è stato anche qua richiesto il parere, in questo caso
il testuale, cito, l'impegno per l'amministrazione di predisporre delibera consigliare contenente la formalizzazione dell'impegno a non effettuare a, o a consentire varianti al piano regolatore comunale, anche al fine di esplicitare la volontà del Consiglio Comunale, chi rappresenterà il Comune nelle conferenze dei servizi che saranno convocate dagli enti competenti e nelle quali il Comune stesso sarà chiamato a esprimere il proprio parere motivato e il proprio voto. In questo caso gli uffici hanno dato un parere sfavorevole dal punto di vista tecnico, in quanto la richiesta, così come scritta, è generica, dice formalizzare l'impegno a non, a non effettuare, a consentire varianti, un lemma al plurale. Qual è, come uffici, le varianti possono essere, abbiamo immaginato, di qualunque tipo e su qualunque parte del territorio. Di conseguenza, in questo caso, si è data una risposta, non favorevole, perché? Perché alcune varianti sono necessitate dalla presenza di determinati presupposti previsti dalla normativa. Questi pareri, ovviamente, sono qua disponibili poi per la lettura, perché sono stati redatti in questo modo. Solo, e questo era solo un chiarimento per la richiesta del consigliere. Grazie. Aggiungere ancora solo sul, sul secondo punto. Sul secondo punto, il discorso che ci possono essere diversi, appunto, un confronto con le amministrazioni, sicuramente sarà fatto come si sta facendo. Logicamente poi ogni amministrazione potrà avere la facoltà di esprimere se il progetto andrà avanti, perché io continuo a dire che non si sa se la cosa andrà avanti oppure no, perché siamo in una fase in cui se l'azienda non presenta le integrazioni, il progetto è male. E quindi non c'è neanche da preparare conferenze di servizio o chissà cosa, perché se non vengono presentate le integrazioni, il progetto decade. Quindi se la cosa invece va avanti, ci sarà un determinato periodo in cui invito qualsiasi amministrazione, qualsiasi persona, associazione, comitato, a presentare quelle che possono essere le osservazioni in merito. Le osservazioni che logicamente dovranno essere formulate agli enti competenti, quindi in questo caso dovranno essere formulate a Città Metropolitana. In questo modo quindi si avrà una maggior sicurezza che tutte le cose vengano prese in considerazione. Quindi l'invito è questo, da parte dell'amministrazione c'è e ci sarà comunque tutta la richiesta e quindi diciamo la facoltà per quanto di competenza per garantire e ricercare la sicurezza che ci dovrà essere se mai questo stabilimento prenderà piede. Quindi una sicurezza che ci deve essere fin dal primo istante, se verranno presentate le integrazioni, sia in una fase successiva. Quindi la fase successiva saranno quella dei controlli. Quindi controlli a tappeto su quello che potrà essere quello dell'insediamento. Come ho detto, non si sa se l'insediamento ci sarà oppure no. Bene. Non toccare, posso anche provare a gridare. No, riesco. Va bene. Allora, riguardo, veramente adesso mi stavo riferendo a quanto ha detto il
il segretario, soprattutto sui primi due punti. Allora, nel primo punto è vero che io, esponendo l'argomento, ho dato dei chiarimenti che erano verbali e non sono presenti, però se mi si viene a dire che quando si chiede, cito letteralmente, di convocare quanto prima un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza e che si scivola su un consiglio comunale aperto, dicendo che nel regolamento del consiglio comunale non è previsto qualcosa d'altro, sarebbe come se, adesso faccio un'analogia, io avessi presentato una proposta di mozione per organizzare una festa a settembre con un incontro per parlare del sesso degli angeli. Non c'è nessun divieto che imponga al comune di non farlo e a cui possa arrivare un parere tecnico degli uffici competenti, ritengo. Che non sia previsto che non sia prevista l'organizzazione di una festa, certo che non è scritto nel regolamento del Consiglio Comunale. Mi risponda poi su questo. Secondo, intanto non mi ricordo esattamente cosa prevede il Consiglio Comunale aperto, se nel Consiglio Comunale aperto anche i cittadini possono prendere la parola. Non me lo ricordo in questo momento, no, perché c'è scritto, e per quello che mi ricordo, che possono prendere la parola le persone invitate in qualità di esperti, eccetera, e in un Consiglio Comunale aperto ovviamente non si prendono decisioni e non si prendono delibere. In questo momento non ricordo se i comuni cittadini possono dire la loro, porre domande e ottenere risposte, perché quando si intende un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza, va bene, si poteva scrivere di più, si poteva scrivere quante persone potevano partecipare, quante domande potevano fare, eccetera. Va bene, uno. Secondo, sul secondo punto, la questione è anche abbastanza simile, secondo me c'è un fraintendimento, perché il segretario, riportando quanto, tra parentesi, è scritto nel verbale della giunta dell'altro giorno, dice che si scivola su una commissione consigliare, che tra parentesi avevamo chiesto una commissione consigliare sull'ambiente alcuni mesi fa, a giugno, ed era stata bocciata, no? Ma a parte ciò, quello che si chiede esplicitamente qua, ed è anche quello che ha detto il sindaco poi in fondo, è che i comuni si accordino tra di loro per fare un tavolo di controllo. Mi pare che il sindaco poi abbia parlato in un eventuale futuro con lo stabilimento avviato un sistema di controllo comune su quello che farà, mi pare di aver capito, può darsi, ma comunque. Dicevo, però a me pare abbastanza chiaro che se si chiede attivare un tavolo di lavoro tra l'amministrazione e l'associazione del territorio, questo non è certo scritto nel regolamento del Consiglio Comunale, perché il regolamento del Consiglio Comunale è il regolamento su quello che possiamo fare noi qua dentro e su quello che sono le prerogative del Consiglio stesso e su cosa può decidere, ma non c'è scritto che non può decidere di organizzare una pedemontana 2 finalizzata allo sport. Scusate. Solamente per precisare ciò che è stato chiesto e poi vi lascio in quanto... Solamente per precisare ciò che è stato chiesto dal consigliere e poi termino l'illustrazione dei pareri dati dagli uffici. Con i pareri gli uffici non hanno voluto effettuare o prendere alcuna decisione su quanto dichiarato e richiesto dal consigliere. Gli uffici si sono limitati a effettuare una valutazione tecnica dove hanno tentato di ricondurre le richieste del consigliere ai sistemi normativi comunali. E nei limiti di questa riconduzione, ovvero qualificazione della domanda, hanno dato e fornito i pareri.
tutti i pareri, in questo caso il parere 1 e il parere 2, infatti, terminano con il primo dice che non è possibile fornire parere su ulteriori modalità di dibattito pubblico non specificate all'interno, ovvero non attualmente previste. Non dare parere non vuol dire fornire un parere negativo. Sottolineo questo aspetto, gli uffici assolutamente non volevano intendere questo. Mi dispiace se è stato inteso questo dalle mie parole. Per quanto riguarda il punto 2, i tavoli, anche in questo caso si è effettuata una riconduzione della domanda alle fattispecie previste dal regolamento. In questo caso la fattispecie che si è ritenuta più idonea a rappresentare la richiesta consigliare è stata quella della commissione, ma nessuno in questo caso si permetterebbe mai di suggerire la richiesta di una commissione in quanto competenza prettamente consigliare o degli uffici. In questo caso, anche qua, anche in questo parere, si concludeva dicendo non può, posto tale situazione, l'impegno della posizione a un tavolo inteso quale luogo di confronto tra amministrazione e associazione del territorio non può essere oggetto di rilascio di un parere a fronte delle sue dirette conseguenze dell'attività amministrativa dell'ente al di fuori dell'ambito prettamente politico del confronto in questione, sino all'eventuale emanazione di provvedimenti amministrativi. Pertanto, per noi chiaramente gli uffici ammettono qualunque confronto si voglia fare. È chiaro che il parere verrà fornito a seguito dell'esito del tavolo a valere sull'attività amministrativa, nel caso in cui il tavolo avesse un esito sull'attività amministrativa di competenza. Spero di aver in questo modo chiarito, evitato fraintendimenti, cioè noi volevamo proprio solamente ricondurre le domande, non era assolutamente un'indicazione di effettuare o di portare a attività. Grazie. Preciso ancora che logicamente se ci sarà la continuazione del progetto sarà piacere appunto di questa amministrazione organizzare questo incontro, appunto, però quando ho qualcosa, un progetto presentato, quindi un qualcosa di reale, un qualcosa di ok, il progetto è questo. Altri interventi, altrimenti andrei in voto. Emetterà delle emissioni fuori.
consapevoli che quel progetto lì è fatto da degli uffici tecnici di esperti, per cui sicuramente sarà legittimo nella sua preparazione, ma dal punto di vista tecnico e ingegneristico probabilmente è perfetto, ma dal punto di vista tecnico legale abbiamo la grandissima fortuna tecnico giuridico di avere una norma dalla nostra che il sindaco è il primo che stasera ci dice che non intende toccare. Bene, premesso però che la stessa città metropolitana ha dichiarato in una lettera dell'11 di giugno che le competenze urbanistiche sono di competenza esclusiva, scusatemi ripeto, del comune di Fossasco e che sono necessarie e propedeutiche alla realizzazione di questo progetto così come ora col coinceneritore. Io mi chiedo, modificare il piano regolatore è sicuramente una competenza urbanistica, quindi quell'articolo lì, se non lo tocca il comune di Frossasco, tendenzialmente non lo dovrebbe toccare nessuno, quindi il progetto così come è fatto non dovrebbe potersi realizzare. Però sappiamo anche che nella normativa amministrativa ci sono delle situazioni in cui stare a guardare significa anche permettere ad altri enti di sostituirsi alle competenze del comune. E quindi stare a guardare in questo momento significa anche pensare che sia sufficiente dichiarare che l'amministrazione non intende avere parte attiva nella costruzione del nuovo inceneritore. Noi dobbiamo invece prendere quell'articolo e proteggerlo e difenderlo, perché sono 15 anni che è lì e sono 4 amministrazioni più la Regione Piemonte che hanno detto che è legittimo. E quindi di fronte ad ogni ente, in ogni conferenza di servizi, noi chiediamo stasera ai consiglieri comunali di votare che sono contrari a lasciar fare e allo stare a guardare. Per questo significa oggi assumersi delle responsabilità. Per quanto riguarda invece ricondurre le altre questioni della mozione, come giustamente ha fatto il segretario comunale, il cui lavoro è un lavoro tecnico-giuridico, non è un lavoro politico. Ed è qui che dico che sostanzialmente il suo compito non è relativo a questa situazione particolare. Allora, noi abbiamo avere un articolo 35 che prevede il Consiglio Comunale eletto, ma come ha detto chiaramente prima il consigliere Castellino, il mio capogruppo, l'articolo 35 non prevede assolutamente un dibattito, al pubblico non viene data la parola. Quindi è aperto solo perché è aperto alla presenza di rappresentanti di altri enti che possono parlare in quella sede. Siamo qua. Sì, scusate. C'è l'articolo 27 del regolamento. Sono un po' stravica, quindi tendo a... Cerco anche di capire se mi sento. In ogni caso il 35 non prevede il dibattito aperto che invece è stato richiesto sia dalla petizione dei cittadini sia dalla mozione, e sarebbe importante organizzare una serata, ma anche proprio per adempiere ai doveri di trasparenza che ci sono nell'ambito dei procedimenti ambientali. È importante, troviamoci, parliamone, facciamo un dibattito, non abbiamo niente da nascondere, penso, non nessuno di noi, perché non trovarci a rispondere alle domande dei cittadini tutti insieme, noi e voi e magari anche le altre amministrazioni. La stessa cosa vale per i tavoli. Sappiamo che i sindaci vi hanno chiesto di fare un tavolo di lavoro, ma anche con le minoranze. Perché no le minoranze? Abbiamo delle professionalità, e non parlo della minoranza di Fossasco, parlo di quella di Pignano e Cantalupa. Ci sono delle professionalità che possono aiutare in questo senso, e comunque il confronto non fa mai male. Facciamolo questo tavolo di lavoro. Mi rivolgo ai miei colleghi consiglieri che devono votare. Un dibattito pubblico, una sera, non all'interno del Consiglio Comunale, non troviamo scuse, il Consiglio Comunale aperto. Facciamo, rispondiamo alle domande, permettiamo alla gente di farci le domande. Attiviamolo il tavolo di lavoro con l'amministrazione e impegniamoci soprattutto a non fare nessuna variante del piano regolatorio, a non stare a guardare mentre fanno gli altri enti. Ai tre punti, quindi al primo punto, favorevoli? Tutti favorevoli? Astenuti, contrari, nessuno? Al secondo punto, favorevoli? Basta! Vabbè, il tavolo di lavoro fra le amministrazioni non passa.
Non si può parlare dopo il voto, grazie. E neanche invitare ad alzare le mani o chissà cosa come ha fatto la consigliera Napoli, grazie. Astenuti? Contrari? Nessuno. Al terzo punto, favorevoli? Astenuti? E contrari? Vergognatevi! Vergognatevi! Andate a casa! Vergognatevi! Andate a casa! Ok? Passerei al terzo punto dell'ordine del giorno, che è istanza petizione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 23 statuto del comune di Fossasco determinazione. In merito alla petizione che è arrivata appunto al comune, faccio una breve sintesi, anche perché c'erano quattro punti e quindi cercherò di dare un'illustrazione generica del tema. Premesso che in data 10 maggio 2021 è pervenuta la comunicazione della città metropolitana di Torino relativa al progetto di riattivazione dell'impianto esistente dell'ex gruppo Tronchini, presentato dalla ditta Castamoni Italia, dell'avvio della prima fase di verifica documentale per l'attivazione dell'istruttoria interdisciplinare prevista dall'articolo 27 bis del decreto legislativo 152. L'azienda ha infatti richiesto l'avvio della fase di valutazione della procedura di valutazione di impatto ambientale VIA e ha presentato domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale AIA. In data 8 giugno 2021, il Comune ha richiesto alla società delle integrazioni documentali relativamente al progetto della viabilità della zona dello stabilimento e alla necessità di adottare una variante parziale al piano regolatore generale comunale. La città metropolitana ha richiesto alla società ulteriore documentazione integrativa. In data 8 luglio 2021, la società Castamoni Italia ha richiesto alla città metropolitana una proroga di 120 giorni per la presentazione della documentazione. Tale proroga è stata concessa dalla città metropolitana in data 21 luglio 2021. Visto richiamato integralmente la proposta di deliberazione registrata al protocollo 63-62 del 15 ottobre 2021, avente ad oggetto richiesta integrazione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale del 18 ottobre 2021, il 18 di ottobre da alcuni cittadini è arrivata ed è stata presentata un'istanza petizione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 23 statuto comune di Fossasco, dove si richiede al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale di Fossasco di convocare immediatamente un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza con intervento di maggioranza e minoranza e delle associazioni o comitati del pinerolese interessati a partecipare per descrivere il progetto presentato dalla multinazionale turca e al fine di favorire la trasparenza di informazione e la partecipazione della popolazione ai processi decisionali come previsto dalle normative. Punto 2. Si richiede al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale di Fossasco e ai loro componenti, persone fisiche, di impegnarsi ad attivare immediatamente un tavolo di lavoro fra le amministrazioni locali del Pinerolese, associazioni, comitati ambientali e cittadini per condividere una strategia comune, raccogliere e portare le istanze nel procedimento autorizzativo e in caso di avvio istituire con loro una commissione comitato di monitoraggio permanente del sito industriale con finalità di salvaguardia della salute e dell'ambiente del territorio tutto. Al punto 3 si richiede al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale e ai loro componenti, persone fisiche, di impegnarsi affinché non venga effettuata approvata alcuna variante del piano regolatore
non venga eliminato l'espresso divieto di quell'articolo 26.5 e non vengano concessi ampliamenti interni o esterni ad uno stabilimento a pochi passi da abitazioni, attività, aziende agricole, centri abitati. Si richiede al sindaco, alla giunta e al consiglio comunale, questo punto 4 di Fossasco, e ai loro componenti di non concedere ulteriori ampliamenti delle aree produttive uso industriale a Fossasco, bensì di mettere in atto ogni iniziativa concreta per promuovere uno sviluppo del territorio rispettoso della salute e dell'ambiente, favorendo iniziative che creino lavoro nei settori dell'agroalimentare sostenibile e di qualità, turistico, artigianale, culturale e sociale. Considerato che l'istanza della petizione sovraindicata ha raccolto un numero di firme di soggetti elettori del comune di Fossasco superiore a quello minimo previsto dall'articolo 23 dello statuto comunale, comunque pari a circa un terzo degli elettori. Visto e richiamata integralmente la delibera della giunta numero 77, considerata in relazione alla richiesta di punti 1 dell'istanza petizione, la razza della previsione di cui l'articolo 35 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, adunanze consigliari aperte, che stabilisce quando rilevanti motivi di interesse generale lo richiedano, e questo lo è, il Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo che si è costituita, indice adunanze consigliari aperte. Tali adunanze hanno carattere straordinario e dalle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati i parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tale adunanze è trattato solo l'argomento all'ordine del giorno. In tale particolare adunanza, il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate. Durante le adunanze aperte del Consiglio Comunale non sono adottate deliberazioni e non viene relato verbale. In relazione al punto 2, i limiti della competenza territoriale dell'ente rispetto alle altre amministrazioni locali del Pianorese, ambito locale, non meglio specificato che ove si volessero prendere a riferimento i dati presenti sul sito dell'ARPA, comprendono 48 comuni. I limiti di competenza territoriale dell'ente rispetto alle altre realtà associative e non individuate nell'istanza, utilizzando i termini associazioni, comitati ambientali e cittadini. Considerato altresì che ai sensi dell'articolo 1 della legge del 7 aprile 2014, 56, avete oggetto disposizioni sulla città metropolitana, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, si stabilisce che le province di cui è compita 51-53 o gli enti con funzioni di area vasta esercitano le seguenti funzioni fondamentali, tra cui pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione dell'ambiente per gli aspetti di competenza. Pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerenti. L'articolo 1 dello statuto appunto della città metropolitana di Torino si ispira a alcuni principi, tra cui perseguire il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse naturali e paesaggistiche, il diritto alla salute dei cittadini e la mobilità sostenibile delle persone e delle cose.
Un altro punto è salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche, paesaggistiche, naturali ed ambientali del proprio territorio. Favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo, la genuinità degli alimenti e la tipicità dei territori. Assicurare il diritto universale all'acqua potabile per la sua peculiarità di bene essenziale alla vita attraverso la garanzia all'accesso individuale e collettivo dei cittadini alla risorsa. Tutelare il territorio con azioni finalizzate alla difesa della biodiversità promuovendo un utilizzo razionale delle risorse naturali e contenendo il consumo di suolo compatibilmente con le esigenze di sviluppo del territorio. Dato atto del procedimento, che il procedimento avviato dalla città metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 27 bis prevede tra l'altro la possibilità da parte del pubblico interessato di presentare delle osservazioni, quello che dicevo già prima, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, di cui sarà data comunque informazione all'atto pretorio informatico delle amministrazioni comunali territorialmente interessante. Al punto 3 dell'istanza della petizione ci sono altri tre punti. Uno, che non venga effettuata e approvata alcune variante al piano regolatore, non venga eliminato l'espresso divieto di cui all'articolo 26.5, non vengano concessi ampliamenti interni o esterni ad uno stabilimento a pochi passi da abitazioni, attività, aziende agricole, centri abitati. Appunto, per quanto riguarda il primo punto del punto 3, come già detto, non si può bloccare dove le varianti rispettano delle normative nazionali. Sul secondo punto del precedente, preso atto per precisare che l'amministrazione non ha intenzione di apportare modificazioni alla disciplina di cui alle norme tecniche di attuazione del piano regolatore. Ed in particolare l'articolo 26,5 che prevede su tutte le aree di destinazione produttiva è fatto espresso il divieto di porre in opera impianti di termogenerazione, inceneritori, termovalorizzatori o quant'altro di simile. Adesso non so più come scriverlo, perché questa è la terza volta o comunque è l'ennesima volta che viene precisato e dichiarato questa volontà da parte dell'amministrazione. Preso atto che la disciplina urbanistica vigente, in particolare il piano regolatore approvato al fine di governare tale promiscuità urbanistica, prevede la classificazione degli edifici residenziali prossimi agli impianti industriali collocati nei pressi di via Piscina, quali aree B4, che l'articolo 17 delle norme tecniche di attuazione definisce quali aree attualmente interessate da edifici di tipo residenziale, per le quali si prescrive la trasformazione per la loro vicinanza in aree produttive. Ritenuto che l'accoglimento della richiesta di cui al predetto punto C avrebbe quale conseguenza la negazione della destinazione urbanistica delle aree destinate ad impianti produttivi qualificati quali di 1, di 2, di 3 dell'articolo 26 delle norme tecniche di attuazione. Per quanto riguarda il quarto punto, in relazione alla richiesta appunto del quarto punto della petizione, che gli istanti richiedono di non concedere ulteriori ampliamenti, dato atto che un eventuale accoglimento di tale ultima richiesta sia rivolto ad una realtà economica specifica, sia rivolto genericamente a tutte le aree produttive ad uso industriale nel comune di Frossasco, porrebbe limitazioni alla libertà di iniziativa economica. Viste queste premesse, si delibera di richiamare tutto quanto indicato in parte narrativa al fine di costituire parte integrante e sostanziale del presente deliberato, di prendere atto
della presentazione dell'istanza petizione della cittadinanza ai sensi dell'articolo 23 dello statuto del comune di Fossasco, di stabilire che ai fini dell'articolo 35, questa appunto è la deliberazione sul punto 1, di stabilire che ai fini dell'articolo 35 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l'analisi della tematica inerente al progetto di riattivazione dell'impianto esistente dell'ex gruppo Trompini, presentato in data 28 aprile 2021 alla città metropolitana di Torino, costituisce un rilevante motivo di interesse generale che richiede l'indizione di un'adunanza consigliare aperta. Per quanto riguarda il punto 2, di deliberare e di dare mandato al sindaco di sensibilizzare le amministrazioni locali dei comuni limitrofi a partecipare attivamente alla procedura prevista dall'articolo 27 bis, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, presentando tutte le osservazioni di competenza ritenute opportune in un'ottica di collaborazione interistituzionale procedimentalizzata. Per quanto riguarda il punto 3, di dare atto che il Consiglio Comunale di Fossasco non ha intenzione di modificare le norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale comunale. Per quanto riguarda il punto 4, di dare atto che l'amministrazione comunale, nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di pianificazione urbanistica, ivi inclusi eventuali ampliamenti inerenti alle aree produttive, provvederà all'applicazione delle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia, nel rispetto delle competenze proprie dell'ente. Questa quindi è l'illustrazione di quello che è una valutazione della petizione, delle istanze che sono arrivate. Ci sono interventi? La prima considerazione, su questo non ci sarà votazione, se non sbaglio, giusto? No, c'è una votazione. C'è una votazione? No, mi ero perso. Secondo, mi verrà da dire, ma nel momento in cui poi ci troveremo qua, forse, a esprimere il nostro voto sulla richiesta di variante del piano regolatore, che potrebbe essere passata, se passasse attraverso il suo, potrebbe essere stata approvata dal suo, ci dovremmo guardare in faccia e poi dopo dire, beh, io voto a favore o io voto contro. Molti di voi hanno già detto, in private sedi, diverse, hanno già espresso il loro parere, anch'io ho espresso il mio parere, e mi piacerebbe tanto che quello che viene chiamato come non ho intenzione di fare diventasse non farò, perché è diverso, io non ho intenzione di stare qui e mettere la mano in questo momento a Davide che è qua, mio vicino, se io non lo farò è un'altra cosa, se ci pensate, potrebbe sempre succedere incidentalmente. Niente, grazie per l'attenzione. Ok, allora in merito questa petizione comunque verrà votata perché verrà posta ai voti secondo quanto messo in punti di deliberato. Per quanto riguarda il famoso articolo 26, quindi è già stato detto su due comunicati che non verrà cambiato, non è intenzione di questa amministrazione andarlo a cambiare. Ma io posso dire che le amministrazioni che verranno decideranno di andarlo a cambiare o qualsiasi cosa, ma secondo voi chi è che può andare a cambiare un articolo che va a tutelare il nostro territorio? Cioè, se poi voi volete cambiarlo, allora mangio un'altra cosa. Come ho già detto, questa amministrazione non ha intenzione di andarlo a cambiare. E per come si è detto, bisogna che gli altri comuni anche abbiano lo stesso articolo all'interno dei piani regolatori, perché se no gli altri comuni stanno parlando solo di cose che
forse non hanno all'interno dei propri piani regolatori. Vorrei chiedere un parere tecnico al segretario sul fatto che la posizione di Forsasco sia subordinata al fatto che i comuni vicini introducano nei loro piani regolatori, sapendo benissimo che c'è un momento. Allora, io l'accetto come battuta. Non lo fanno poi, lo fanno come territorio, facciamolo come territorio. Se non lo fanno poi, lo fanno da un'altra parte. Dicevo, questo mi sembra abbastanza fuori luogo come osservazione, se vogliamo parlare tutto a termini di regolamenti A, B e C. È un'osservazione che lascio come quelle che facevo io, le battute sul fatto di fare la... che era un po' più seria, quella di fare l'assemblea per parlare del senso degli altri che non è vietato. Allora, solo il parere tecnico in questo caso non può essere rilasciato perché è chiaramente una direttiva politica. Di conseguenza, non essendo una competenza amministrativa, il riferimento alle posizioni non viene inteso almeno dal sottoscritto come un esplicito riferimento tecnico. Questo solo a chiarimento per l'uditorio. Grazie. E in merito alla richiesta da avanzare agli altri comuni limitrofi, è proprio perché si ragiona a livello di territorio, perché l'ambiente non ce l'abbiamo solo a Forsasco. Se parliamo di ambiente si parla di territorio vasto, penso. Se aziendalmente questa o un'altra ha intenzione di realizzare uno stabilimento simile a pochi chilometri di distanza dal nostro comune, perché vince quell'articolo 26,5 e su un altro comune non c'è, cosa cambia a livello ambientale del nostro comune? Cosa cambia? Che è da un'altra parte, ma noi non ce l'abbiamo attorno in quel frangente. Allora il comune di Forsasco forse farà quello che magari fa qualche altro comune. A quello che faranno negli altri comuni ci pensiamo dal giorno dopo che siamo salvi. Ma visto che gli altri comuni pretendono determinate cose dal nostro comune, io dico che gli altri comuni, proprio perché stiamo lavorando come territorio, è giusto che come territorio anche loro tutelino il proprio territorio, il proprio comune, con l'inserimento di questo articolo 26,5. Andrei a mettere in votazione la delibera. Ma scusi, ma che votazione? Cosa sta votando, solo per capire? Perché qua c'è scritto di demandare al Consiglio Comunale l'analisi dell'istanza petizione. Non c'è scritto che votiamo qualcosa piuttosto che... Non ho capito cosa votiamo. Non ho capito cosa votiamo. Scusate, ma il microfono è là. Solo una precisazione circa l'oggetto del voto. Poiché ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto Comunale si prevede che gli elettori possano rivolgere istanze e petizioni al Consiglio e alla Giunta relativamente a problemi di rilevanza cittadina, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca, il Consiglio Comunale poi e la Giunta entro 30 giorni, se in possibilità di demandare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione, precisando lo stato e il programma del procedimento. Si è inteso ritenere che questo articolo significasse le seguenti cose. Primo,
I direttori possono presentare istanze, petizioni, ovvero proposte di deliberazione. In questo caso ci siamo trovati di fronte a un'istanza barra petizione. Perciò non abbiamo ritenuto, come uffici che predispongono le proposte consigliari, quanto ogni deliberazione del Consiglio presuppone la proposta da parte del Consiglio, abbiamo ritenuto di tradurre istanza e petizione in punti previsti all'interno di una proposta, punti che a loro volta sono stati letti da parte del primo cittadino. Successivamente l'articolo continua dicendo che il Consiglio Comunale della Giunta, se in possibilità di emanare provvedimenti concreti, prenderanno atto del ricevimento e preciseranno lo stato del programma. In questo caso i provvedimenti concreti sono stati intesi come i 4 punti letti in precedenza, sempre dal signor Sindaco, come ho già detto. Questo è il motivo per il quale è stata posta in votazione la proposta. No, ma forse mi sono spiegata male. Allora, non ho capito. Poi magari si sente. Aiuto. Scusate, riuscite a passarmi il microfono? Grazie. Scusate, ho già anche la voce abbastanza sbrigante, solitamente, scusate. Allora, no, non ho capito se mi sono spiegata male io o non stavo capendo la sua risposta. Allora, mi riferisco al fatto che nella delibera 77 della Giunta si parla, la Giunta delibera al punto 3 di demandare al Consiglio Comunale l'analisi dell'istanza petizione di cui al punto precedente. Esatto. Ecco, quindi l'analisi è quella che abbiamo fatto adesso in Consiglio Comunale? No. Questa è la proposta dell'analisi. Poi siamo ovviamente aperti al fatto che secondo le regole del dibattito consigliare i signori consiglieri possono presentare emendamenti, intervenire, porre la questione pregiudiziale di rinvio o di ritiro. È una normale delibera all'interno dove ci sono tutte le prerogative riconosciute. Poi l'amministrazione ha ritenuto di intendere istanza barra petizione in questo senso. Allora, cioè era per un inizio di discussione. Sì. Allora noi proporremo degli emendamenti a questa delibera. Sì. E questa è la delibera? Quella della Giunta. Quella della Giunta? No, c'è la delibera del Consiglio, che rappresenta gli atti. Alla proposta presentereste. No, non ho, continuo a non aver capito cosa vogliamo allora. Perché qui gli atti in cartellina non ci vediamo. Allora ci date un attimo che capiamo cosa vogliamo. Scusate, posso solo leggerle anch'io perché. Sì, sì, te la posso. Sì. Thank you.
si esibite. Ce n'è una copia che possiamo un attimo avere davanti mentre parliamo, in modo da avere... No, l'abbiamo... l'ho preso...
solo gli appunti riservati del sindaco. No, ma solo perché almeno so di cosa parlo. Grazie. No, ma adesso c'è la panza. Ora sono molto tanto. Se sei capace, attivalo. Non ce la possiamo fare. Due. Due schiaccia tu. Va bene. E vorremmo proporre degli emendamenti. Vorremmo proporre degli emendamenti e legge la consigliera Napoli, visto che li abbiamo scritti insieme, ma li ha scritti lei. Allora, si sente, no? Funziona? Sì. Dunque, ci si chiede di deliberare che la petizione venga, che chiedeva un incontro pubblico con dibattito eccetera, che venga ricondotto a un consiglio comunale aperto. Siccome nel consiglio comunale aperto abbiamo già detto che il pubblico non può fare domande, noi chiediamo di emendare il punto 3 della proposta di delibera cambiando e togliendo il riferimento all'articolo 35, invece di stabilire che sarà convocato al più presto un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza. E questa è la prima proposta di emendamento che fa la minoranza consiliare a questa proposta di delibera. La seconda proposta riguarda il punto 4, dove si dice che si dà mandato al sindaco di sensibilizzare le amministrazioni locali che partecipino al procedimento. Ci sembra comunque un ottimo punto, devo dire, cioè mi sembra, penso di parlare anche a nome tuo, ci sembra un ottimo punto, ma vorremmo aggiungere a questo quarto punto, pur apprezzandolo, che si dà mandato al sindaco di attivare immediatamente un tavolo di lavoro fra le amministrazioni con le maggioranze e le minoranze. In questo modo, diciamo, accoglieremmo meglio le richieste della petizione senza nessun aggravio di fatica particolare. Chiederemmo anche l'emendamento del punto 5, dove si dà semplicemente atto che il Consiglio Comunale non ha intenzione di modificare le norme di attuazione del piano regolatore, perché come abbiamo detto riteniamo che questa intenzione non sia sufficiente a garantire ovviamente la cittadinanza di Frosasco, ma anche i tanti cittadini dei paesi vicini che stanno seguendo la questione. E quindi chiederemo di emendare, dicevo, il punto 5 dicendo che, scusate, faccio fatica anche a capire la mia stessa grafia, avevo scritto. Allora, di aggiungere, quindi di mantenerlo, perché ci sembra importante di dare atto che il Consiglio Comunale non ha intenzione di modificare le norme tecniche e che in ogni sede, aggiungeremo quindi come emendamento, sarà tenuta posizione contraria ad inceneritori e simili su tutto il territorio di Frosasco in aree produttive e non, quindi tutto il territorio di Frosasco. E queste sono le proposte di emendamento che vi facciamo, che permetterebbero di accogliere sia le richieste, diciamo le proposte della minoranza, sia ovviamente le richieste fatte dai cittadini nella petizione. Almeno spero di aver fatto in questi pochi secondi insieme ai miei colleghi, insomma, raccolto un po' tutto quello che ci è venuto in mente. In diretta. Lascerei la parola al segretario comunale. Faccio presente ai signori consiglieri
l'articolo 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Fossasco. Chiedo pertanto ai consiglieri un foglio scritto e firmato da tutti i consiglieri per presentare gli emendamenti affinché chi parla possa prendere conoscenza chiara, precisa e comprendere il tenore dell'emendamento. Successivamente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 21, dovrò verificare se gli emendamenti proposti prevedono oppure non prevedono l'espressione di pareri da parte degli uffici tecnici dell'ente. In caso di necessità di presentazione di parere, non sarà possibile esaminare l'emendamento in questa sede, perché sarà necessario ovviamente procedere all'istruttoria per verificare se sarà possibile dare un parere positivo, ovvero favorevole, ovvero sfavorevole. Perciò adesso diciamo che rimaniamo in attesa degli emendamenti, poi a seguito di questa mia disamina chiederò poi la sospensione momentanea al signor Presidente per poter avere il tempo materiale di prendere contezza di quanto proposto. Sì, sì, certo. E poi procederemo di conseguenza. Rammento all'uditorio in particolare che normalmente gli emendamenti, si prevede, vengano iscritti, gli emendamenti sono presentati entro i due giorni lavorativi precedenti all'adunanza al fine di permettere fisiologicamente il loro esame alla luce della normativa. No, non avrebbero dovuto avere la libera. Noi avremmo dovuto riusciamo solo ad avere gli emendamenti presentati in alzato. Non avete tempo di spiegare, forse li presento. Attiva silenzio, attiva silenzio. Segretario, se poi ha bisogno della traduzione, visto che sto scrivendo proprio malissimo, gliela faccio in diretta. Thank you.
precisazioni circa, scusate, chiedo delle precisazioni circa il tenore degli emendamenti. Volevo chiedere solo se comprendo bene. Si propone di sostituire l'intero punto 3 del dispositivo sostituendolo con il seguente: di convocare immediato un dibattito pubblico con ammissione di interventi. Ah, ok, giusto. Chiedo poi solo. Sì, interventi e domande del pubblico. Ah, con l'ammissione di interventi e domande della popolazione. Della popolazione. Ok. Punto 4, invece il secondo emendamento e inerisce il punto 4. Sì, punto 4 e 5 sono solo integrazioni. Ok, perciò al termine della previsione del punto 4 è da attivare tavolo di lavoro fra amministrazioni con la partecipazione di maggioranza e minoranze, di maggioranze e minoranze tutte. Poi il punto 5, lo chiedo poi una correzione manuale perché c'è scritto 5, in realtà è 6. O no? O leggo male io? No, no, ah, no, 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 è 5, è 5, è 6. Scusate, è 5. Aggiungere, perciò tenere il piano regolatore, un'attenzione, ok, aggiungere e che in ogni sede sarà tenuta posizione contraria a inceneritori e simili su tutto il territorio di Fossasco, aree produttive e non. Ok. Ok, signor Presidente, chiedo il tempo per esaminare. E quindi chiedo la sospensione temporanea del Consiglio per un esame degli emendamenti presentati. Procediamo nuovamente all'appello per verificare la presenza dei consiglieri. Pompa Federico, Genero Luciano, Dona Paolo, Arvi Fabio, Arvide Davide, Melfi Tommaso, Pompa Sara, Assente Certificata, Remondetto Aldo, presente. Castellino Giannino Giuseppe Mauro, qua. Napoli Rosanna, sì. Lanzoni Massimo. Sì. Ok. Allora, sono stati esaminati gli emendamenti. In caso di emendamenti presentati in corso di seduta, l'articolo 21 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale prevede che durante la seduta possono essere presentati emendamenti per i quali non sia previsto il rilascio dei prescritti pareri uffici per l'attestazione del segretario comunale. A seguito di esame degli emendamenti proposti, relativamente al primo, quello inerente alla sostituzione dell'intero articolo, dell'intero punto 3, con di convocare il dibattito pubblico con l'ammissione di interventi e domande alla popolazione, si riscontra l'assenza di necessità di parere, in quanto sarà poi necessario, però si fa già presente sin da ora, organizzare un dibattito che sia idoneo a preservare ed assicurare il rispetto della disciplina attualmente vigente del contrasto all'epidemia pandemica. E ovviamente anche saranno date delle indicazioni, poi ovviamente da parte degli uffici, per le modalità organizzative, in quanto qualunque modalità organizzativa ovviamente farà delle ripercussioni economiche sul bilancio dell'ente, che dovranno essere anche valutate come ogni attività. Però al momento ovviamente non è possibile dare parere e non è possibile neanche perciò questo è ammissibile. Il secondo punto è attivare il tavolo di lavoro tra amministrazioni con la partecipazione di maggioranza e minoranze tutte. Anche su questo punto non si trova la necessità di avere dei pareri tecnici o contabili, in quanto pare un punto inerente l'ambito politico dell'amministrazione, e pertanto non c'è un coinvolgimento, è un'intenzione, un impegno, è la cosiddetta delibera di
indirizzo prevista dal 267, pertanto anche su questo si può andare avanti. Sul terzo punto, sul terzo emendamento, scusate, che aggiunge che in ogni sede sarà tenuta a posizione contraria in genitori simili, soprattutto in genitori più sasso, aree cognitive e non, su questo punto si ritiene invece la necessità di un parere tecnico da parte del responsabile dell'area tecnica, tecnico manutentivo dell'ente, che in questo momento non è presente e pertanto a parere di chi parla non può essere presentato in assenza di, non può essere esaminato in assenza di parere. Pertanto questo è l'esito dell'esame. A questo punto rimetto la parola al Presidente per quanto riguarda le valutazioni o le modalità procedurali da seguire, ricordando a tutti che i punti degli emendamenti ammessi saranno, per essere ovviamente ammessi, saranno oggetto di votazione, alla quale poi in seguito seguirà la votazione dell'intera proposta di delibera così come emendata. Grazie. A questo punto, proprio visto il punto 5 che necessita un parere tecnico, chiederei ai capigruppo un confronto. Okay. Sospendo nuovamente il consiglio. Aprirei nuovamente il consiglio. Abbiamo detto Aldo, presente. Castellino Daniele Giuseppe Mauro, sono qua. Napoli Rosanna, sì. Tanzoni Massimo, sì. Ok, prego. Si è riunita appunto, si sono riuniti per il gruppo di maggioranza, lascerei la parola, è minoranza, lascerei la parola al consigliere. Va bene, funziona? Scusate, non c'è nessuno spogliato. Questo si sente. Allora, ci siamo riuniti come conferenza del capigruppo e abbiamo raggiunto un accordo per sistemare la questione, anche in considerazione del fatto che sono stati presi in considerazione favorevolmente i primi due punti, diciamo i primi due punti oggetto dell'emendamento, e dato che il terzo punto oggetto di emendamento necessita di un approfondimento tecnico da parte degli uffici competenti, per riuscire a risolvere almeno una parte ritiriamo l'emendamento al punto 5, il nostro terzo emendamento, anticipo che lo ripresenteremo a brevissimo in modo che possa essere in modo che possa essere oggetto di discussione nel prossimo Consiglio Comunale. In pratica si trattava di quello che viene ritirato e che verrà riproposto, e che si aggiunge che oltre all'intenzione di non modificare il piano regolatore, in particolare nel punto di quell'articolo delle norme attuative, in ogni sede sarà tenuta a posizione contraria in generatori simili sul territorio di Fossasco in aree produttive non, era significa che era il testo che avevo proposto e che riproporremo. Grazie. Quindi andrei in votazione sull'emendamento numero 1 al punto 3. Con il quale si chiede di sostituire al posto di tutto, di convocare immediatamente il dibattito pubblico con ammissione di interventi e domande della popolazione. Quindi andrei in votazione, favorevoli?
Tutti favorevoli all'emendamento? L'emendamento è astenuti contrari. Astenuti contrari? Lascio la parola al vice sindaco. Sì, io vorrei proporre a mia volta un emendamento che è una integrazione dell'emendamento precedente, facendo come dire, base del punto iniziale e proponendo un'integrazione. Quindi il mio emendamento è questo, si propone che il punto 3 di delibera, così come è andato a seguito dell'accoglimento dell'emendamento numero 1 presentato dalla consigliera Castellino, venga sostituito dal seguente punto: di stabilire che, ai fini dell'articolo 35 del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, l'analisi della tematica inerente al progetto di riattivazione dell'impianto esistente dell'ex gruppo Trombini, presentato in data 28 aprile 2021 alla città metropolitana di Torino, costituisce un rilevante motivo di interesse generale che richiede l'indizione di un'adunanza consigliare aperta. Inoltre, l'indizione di un dibattito pubblico aperto alla cittadinanza con ammissione di interventi e domande della popolazione. A questo punto metterei, deve essere esaminato l'emendamento da parte del segretario. In questo caso non procediamo alla sospensione in quanto avendo passato il primo emendamento già di prima, questo equivale solamente a un'integrazione di un punto già previsto alla delibera, non si riscontrano motivi per la necessità del parere, di conseguenza si può essere messo in votazione. Quindi andremo in votazione sull'emendamento presentato, favorevoli? Tutti favorevoli. Astenuti, contrari, nessuno. Passerei a questo punto alla votazione del secondo emendamento del punto 4, di aggiungere quindi al punto 4 della delibera. Ok? Ed attivare tavolo di lavoro fra amministrazioni con la partecipazione di maggioranza e minoranza tutte. Quindi andrei in votazione, favorevoli? Tutti favorevoli? Astenuti, contrari, nessuno? L'emendamento 5 è stato eliminato, quindi a questo punto andrei ad effettuare la votazione dell'intera delibera. Così come è mandata. Quindi favorevoli? Tutti favorevoli. Astenuti? Contrari? Nessuno. Passerei ora all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Ratifica delle deliberazioni della Giunta Comunale 73/2021, terza variazione di urgenza al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 21/23 per l'esercizio 2021. Lascerei l'illustrazione al responsabile finanziario. Maggiori spese per euro 6.551,39, ascritti
iscrive a prestazioni professionali per studi progettazione con laudo 1460 euro, un comunale servizi di igiene ambientale anno 2020-2021 derivanti dal terzo carriera 5091,39, poi abbiamo delle minori spese tra 1460 euro per acquisto carburante da documenti comunali meno 824 euro e prestazioni professionali per tutela legale meno 636 euro. Pertanto abbiamo maggiori spese per 5091,39, minori spese per 1460 euro per un totale di 6551,39, minori entrate 0, maggiori spese 6551,39 che vanno a pareggio. Su questa variazione di bilancio ha espresso il parere favorevole numero 15 in data 3/11/2021 il revisore dei conti, non esprimendo un favorevole non trovando nulla da eccepire, in quanto permangono gli equilibri di bilancio, ci sono i pareri dei responsabili e che la convocazione del Consiglio verrà data del 5/11 consente di portare il termine massimo di 60 giorni per la ratifica. Grazie, ci sono interventi? Qua, questo. Allora, passi. Dunque, sì, avevo visto la delibera per la questione dell'ingaggio dei professionisti da appunto far intervenire per la questione Castamon. Ho visto che impegniamo 4.000 euro e mi sono un po' stupita della parcella che mi sembra esigua per ingaggiare addirittura due professionisti, un legale e un urbanista, no? Ovviamente si tratta, immagino, di quesiti inerenti a come tutelare la popolazione. Volevo chiedere nello specifico quali sono i professionisti che andiamo a ingaggiare con questa variazione di bilancio, questi 4.000 euro, e quali sono i quesiti che gli vengono posti. Grazie. Ad oggi sarà un aspetto tecnico quello di valutare i tecnici che dovranno tutelare e garantire gli aspetti comunali, quindi sicuramente la vicenda, noi abbiamo da garantire molti aspetti per quanto riguarda il nostro comune in questa vicenda. Quindi si è optato su questa scelta. Solo una precisazione, alla domanda chi sono i tecnici, a questa risposta, la risposta a questa domanda si trova poi nella determina del tecnico, di cui io non sono a conoscenza, neppure se ancora sia stata pubblicata, non sono a conoscenza se sia pubblicata o meno. Non ancora. Cioè, sull'arco pretorio almeno stamattina direi già. Ok. E sui quesiti anche mi rimetterei, saranno sicuramente quesiti abbastanza generici, iniziali, perché ovviamente i quesiti si andranno ad approfondire a seguito dell'esame di tutta la documentazione. Però anche su questo, secondo me, sarebbe più corretto chiedere al responsabile tecnico, magari anche con i consiglieri possono rivolgersi poi a lui con le prerogative consigliari. Va bene, se posso solo aggiungere una cosa, se si potesse partecipare anche noi alla scelta dei quesiti da porre, sarebbe secondo me importante mettere a fattore comune tutte le esperienze e scegliere insieme magari, no? Perché sono fondamentali, come diceva giustamente il sindaco, in questa fase in cui dobbiamo, il nostro compito è tutelare la popolazione del territorio. Sicuramente saranno cose da valutare, in questa fase dove però ad oggi non c'è ancora nulla. Quindi andrei in votazione. Favorevoli? Astenuti? Contrari? Nessuno? No, per quella
Con questo si conclude il consiglio. Grazie a tutti. Grazie, buona serata.